Ladies and gentlemen, welcome to this new series. Ok, basta parlare inglese, dopo un po' rompe i coglioni. Vedete che cosa sarà, di che cosa tratterà questa serie. Molto semplicemente, questa è una serie che volevo portare da tanto sul canale. Oltre alla federazione, alla serie dei glitches, che di cui c'è solamente un episodio, ma dettagli, volevo portare una serie sui Dream Match. Dream Match, una parola che risuona tanto nelle nostre menti da fan di wrestling. Fan che hanno sempre voluto vedere un match. Cosa succederebbe se Hulk Hogan affrontasse John Cena, o che ne so, Stone Cold affrontasse CM Punk? Proprio di Dream Match. E quest'oggi voglio proprio questa serie, dove sarete voi a dirmi che match vorrete vedere in questa serie. Mi potete dire veramente di tutto, dalla situazione al titolo e due, e mi dovrete dire chi dovrò usare dei due. I match sarà unscripted, quindi può essere che sia io perda che il computer vinca. Potrebbe succedere veramente di tutto. E voi dite, ma perché giochi tu non dà lo stesso effetto? Semplicemente perché il computer, le simulazioni del computer fanno abbastanza cagare in generale sui giochi di wrestling, o anche sui giochi in generale. Che il primo match sarà un mio dream match personale, l'Undertaker della Ministry of Darkness contro il mio attuale wrestler preferito, Aleister Black. Ovviamente questo è il mio gioco. Voi dite, ma perché c'è una valigetta? Semplicemente su un qualcosa che avevo simulato per cazzi mia. Avevo fatto tipo ognuno aveva delle valigette, e c'era pure il Money in the Bank di NXT, e l'aveva vinto Black simulandolo, quindi non avevo giocato. Stranamente ha vinto Black e sono felice. Non ho ancora incassato la valigetta, quindi fa strano vederlo con una valigetta. Ma questo appunto è un dream match, sono cose da sogno, qualcosa che sarà difficile vedere nella vita reale, anche perché vedere Taker combattere ancora sarebbe un suicidio. E no, basta Taker, non combattere più, facci sto favore. E quindi il primo match di questa nuova serie sarà proprio Undertaker contro Aleister Black, un mio personale dream match. Può succedere veramente di tutto, può essere che interferisca pure Jason Jordan. Oh mio Dio, che ci abbia inizio, attenzione, Taker parte subito in corsa, ma Black lo stoppa con un handbrag. Pubblico intona Undertaker, Black dice di rialzarsi, lo prende, fa un suplex, ma niente, Taker lo allontana via. Allora Black risponde, calci sulle gambe, B-Cycle Knee, seguito da un'altra B-Cycle Knee, ma niente, non va. E allora Taker blocca subito l'olandese con una single leg Boston Crab, ma no, tocca le corde Black. Ottimo, top the hold da parte del Dark Destroyer. Lo prende da dietro. Neckbreaker. Ottimo neckbreaker da parte di Black, che va a rialzare Undertaker. Gomitato dietro la schiena, tentava la blackout, ma niente, Taker non vuole mettersi in ginocchio, un pezzo duro. Kick, ma ancora Taker non cade, signori, Taker non cade. Black guarda Taker, prende la rincorsa e ginocchiata. Face wash ancora. Black prende la rincorsa e ancora pedata in faccia. Attenzione. La prima interferenza da parte di Kurt Angle. Attenzione, stranamente vuole dare una mano ad Undertaker. Kurt Angle, l'eroe olimpico. Attenzione, Undertaker ne approfitta, roll up. Niente, Black riesce a kickare. Nemmeno a conto di uno. Taker adesso, grazie a questo intervento, potrebbe riprendere subito il controllo del match. Angle sta all'interno del ring, vuole assistere alla disfatta di Black. Molto strana come questo intervento, ma ricordiamo, se in un videogioco può succedere veramente di tutto. Come ho detto, potrebbe intervenire Jason Jordan, ma in realtà è intervenuto il padre, tra virgolette. Elbow drop da parte di Taker, che adesso rialza Black. Irish whip.
Va per un lariat. Ancora Randhouse, non va. Close line. E attenzione! E adesso in deferenza per Taker! No way, Jose! Ok, ok, stanno succedendo robe. Stanno succedendo robe. Oh, Black, attenzione! Black Mass! No! Non va! Non va la Black Mass da parte di Alistair! Non va, ma va la Flying Clothesline da parte del vecchino. Schienamento! Nemmeno conto di uno. Ah, Taker, ci vorrà molto di più per far cadere Alistair, infatti. Tenta subito la pietra tombale. Va per la Thompson! E penso sia andata a segno! Sì! Good night, Alistair, è stato un piacere averti qua. Uno, due... No! Attenzione, Black riesce a liberarsi. Comitata adesso da parte di Alistair, prende la rincorsa, B-second knee. E Taker cade. And Black is going to that place. Rialza Taker. Close line. Nata close line. Leg sweep. Black e carico. Sale sulla terza corda. Forse vuole tentare la Blood Moon Stomp. E infatti non va però. Attenzione, rotola, ma niente. Taker lo blocca subito. Allora spinge contro le corde. Taker adesso gira Black, stomp sul braccio. E ancora questa head crank, questa torsione innaturale alla testa. Vuole far male ad Alistair. Ancora elbow drop. Se lo carca, chissà per cosa, no, Black sleeping behind. Randhouse kick, no! Backdrop suplex, a segno, perfetto, da parte di Undertaker. Che attenzione. Si carica Black per un suplex. Ottimo vertical suplex che va a segno. Ma Black ancora si libera. Cioè, riesce a rialzarsi. Kitchen sink. Ginocchiata dritta sullo stomaco. Ancora va per la sua ginocchiata sullo stomaco, ma niente. Taker riesce di nuovo a chiudere la single leg Boston Crab. Attenzione, no. Ok, riesce a liberarsi Black, che adesso di nuovo da dietro prende Taker. Neck breaker. Prende ancora il vecchino, che va con la flying clothesline. E Taker tenta subito lo schienamento. Uno, due. No! Black ancora riesce a liberarsi. Attenzione, spallata da parte di Black, che mette a terra Undertaker. Gunstan. Ottimo cutter da parte The Dutch Destroyer. L'antiro con questo cutter. No, non ancora. Calcio adesso sulla schiena. Black Skycon con un suo classico. Si taglia la gola, prende la rincorsa. Ginocchiata in faccia che spacca la testa di Undertaker. Tetto scherzo. Uno, due. No, woohoo! Black is pissed. Prende da dietro. No, Alistair, backslide. Uno, due. Niente, che stare down, signori, tra questi due grandissimi atleti. Black Boss, da parte di Alistair. One, two, no. Signori, Black Mass da nulla, ma questo porta ad un semplice ravvicinato conto di uno, conto di due. Black rialza Taker, si carica con il pubblico. Prende forse per un'altra delle sue combinazioni. Attenzione, no, ginocchiata. Black, top rope. Apple! Rialza l'Undertaker. E un altro cutter.
Potrebbe essere la volta buona. Potrebbe essere la volta buona. Uno, due. Niente. Black incredulo. Sale sulla terza corda. Ma bravo, moonsault! No, 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 no. Black subisce la doppia ginocchiata da parte di Taker per liberarsi. Attenzione, Chokeslam! No! Riders kick, no! Lo sbatte ad angolino. Black Riders kick! Right to the temple! Dritto sulla tempia, schienamento! Uno! Due! No! Black non riesce a crederci, è incredulo. È la prestazione che sta tirando fuori l'Undertaker. Moonsault da parte di Black dalla seconda corda. Top rope. Il big one non va nemmeno stavolta. Neanche stavolta Black va con il moonsault. Pugni a parte di Taker. No, Black riesce a counterare. Blackout che fa segno. Irish Whip da parte di Black. Chissà che cosa vuole fare. Ancora Andrag. Lion Salt. No. Ancora non va. Black è in difficoltà adesso. Con Taker che fa sbattere il ginocchio del Dutch Destroyer. Right into the mat. Ancora torsione innaturale alla testa. Ma Black riesce a liberarsi ancora una volta. Ancora una volta Black. Kick. Kick to the gut da parte del becchino. E sidewalk slam. Taker va per lo schienamento. Uno. Niente. Solo conto di due. Solo conto di uno. Quasi un conto di due. Taker richiama il pubblico. Taker richiama il pubblico. Ancora Black lo allontana con queste. Calcio. Big boot. Ma Aleister lo guarda. Moonstomp. Tentava la flank close. No. No. Kind of kick. Che sequenza. Che sequenza. Black dice che è finita. Gli intima di rialzarsi. Prende da dietro. Forse un inverted suplex. No. Oh. Suplex a parte del becchino. E Black deve uscire un attimo fuori dal ring. Deve riprendersi. Attenzione. Black vola. Fly knee. Ottima fly knee. E adesso Black potrebbe veramente mettere fine al Deadman. Black Mass. Here's the cover. Hook in the leg. No. Ancora Taker riesce a liberarsi. Va ancora per il muso, tu! Attenzione, Black cade male! Taker! Ne può approfittare! Deve capitalizzare il Chokeslam! And I think Aleister Black is over! No! Solo conto di uno! Solo conto di uno! Solo conto di uno! Black inverte DDT! Guarda il pubblico, moonsault ancora, niente, Taker lo blocca ancora una volta. Che match per aprire questa serie sui Dream Match. No, Black riesce a liberarsi, pugno sullo stomaco. Back elbow. Stomp feroce da parte dell'olandese. Che guarda Taker, dice amico mio. Tutto questo finirà ancora, forse un cutter. E ancora big boot. Taker lo gira. Stomp sul braccio. Che match, che match. Irish Whip lo vuole buttare fuori dal ring, infatti. Azione, un'azione. Si sposta fuori dal quadrato probabilmente. Taker si taglia la gola, dice che è finita per Black. E gli dice adesso di farsi avanti. Taker allora rialza Black.
Pugno. Non va. Black riesce a liberarsi. Lo sbatte contro la barricata. E ancora lo sbatte contro la barricata. Lo riporta. Lo lancia contro le... contro gli scaloni. Tenta di rialzarlo. Kick. Non va. Oh, chop, attenzione. Ancora. Taker dovrebbe tornare nel ring. Stessa cosa Black. E infatti Black non ci pensa due volte. Si libera. E ferma il tentativo di offensiva del becchino. Roll up. No. Nemmeno col roll up si gli arriva. Ancora cutter da parte di Black. Che adesso va. Moonsault. Dice però che non è finita. Gli serve ancora il big one. Blood Moon Stomp. Come ai tempi di Tommy End. Schienamento 1, 2 e 3. Black riesce a vincere con la Blood Moon Stomp. Che match, signori. Tra interferenze iniziali nel match a grandi momenti di scambi tra questi due grandi lottatori del ring. Qua guardate quella backslide, sembrava essere finita per Taker. Sembrava veramente essere finita per il becchino. Ma in realtà non è andata così. Aleister Black è il vincitore di questo vero e proprio Dream Match. Signori, questo era il primo di tanti vari incontri che assisteremo in futuro. Da tragico è tutto, ci si becca.